Cari ragazzi, benvenuti a questo nostro nuovo appuntamento. Oggi parleremo di Johann Sebastian Bach. Ah già, lo sapete che il barocco ha bisogno di qualcosa in più. Diciamoci la verità, io questi video di storia della musica li faccio solo per sentirmi un grande compositore del passato. Quando abbiamo parlato di Georg Friedrich Händel, abbiamo definito la sua vita come quella di un compositore viaggiatore. Avevamo infatti visto come Händel si sposta in tutta Europa per compiere una sorta di viaggio di formazione. Ecco, per Bach, nato lo stesso anno di Händel, siamo nel 1685, a distanza di poco più di un mese l'uno dall'altro, parleremo invece, per quanto riguarda l'aspetto biografico, di un compositore sedentario. Bach, infatti, era nato in Turingia, ad Eisenach, e nel corso della sua vita si muove nell'arco di chilometri all'interno della Germania senza compiere grandi viaggi di formazione. Nonostante questo, compie due soggiorni importanti, il primo a Lüneburg, dove studia e conosce, entra in contatto con lo stile francese, e il secondo dal 1708, quando torna per la seconda volta a Weimar, dove incontra la corte di Weimar, decisamente più frivola delle altre in cui aveva servito fino a quel punto, incontra lo stile italiano, in particolar modo quello di Antonio Vivaldi, dal quale assorbirà un certo nervosismo scattante della musica, in più oltre a certe forme tipiche dello stile italiano, in particolar modo delle forme del teatro musicale italiano, nonostante il fatto che Bach poi non approccerà mai il teatro musicale profano, nonostante questo però coglie degli elementi che gli restano dentro, di cui egli resta impregnato. Per cui, pur non viaggiando, nei primi anni della sua attività compositiva riesce già a mettere insieme una sequenza di esperienze musicali internazionali che formeranno il suo linguaggio. Dallo studio, da ragazzino, con il fratello maggiore, anch'egli musicista e compositore di non grandissimo profilo, Johann Christoph, allievo però di Pachelbel, il quale gli trasmette tutta la tradizione organistica, contrappuntistica di scuola tedesca, fiamminga, comunque settentrionale, appunto allo stile francese che Bach assorbe a Lüneburg e lo stile italiano che conosce durante il suo secondo soggiorno a Weimar. Nel 1718 Bach diventa Kapellmeister presso il principe di Köthen, il suo primo incarico, come dire, davvero importante, di alto profilo. La corte di Köthen non era luterana, non era una corte luterana, era una corte calvinista, nella quale la musica sacra aveva un'impronta decisamente più sobria e veniva utilizzata in rarissime occasioni, appunto per non abbellire la liturgia, che era considerata una cosa molto seria. Pertanto, durante gli anni a Köthen, Bach trascura la composizione della musica sacra, concentrandosi più su elementi della musica profana. Nel 1723 Bach cambia nuovamente impiego e diventa Thomas Cantor a Lipsia. Thomas Cantor voleva dire che era il compositore ufficiale della cattedrale di San Tommaso e delle altre chiese maggiori di Lipsia. Attività questa che lo teneva davvero molto impegnato, perché il cantor, il compositore ufficiale di queste chiese, aveva il compito di occuparsi di tutta la musica necessaria durante un anno liturgico. Era una mole di lavoro davvero impressionante. Nonostante questo, dal 1729 in poi Bach praticamente abbandona la musica sacra. Ci sono piccolissime puntate a metà degli anni 30 su composizioni sacre, ma non più di questo. Bach non scrive più musica sacra, perché nel corso della sua vita e nella sua frenetica attività di compositore
Bach era riuscito a scrivere una mole di musica sacra tale che dal 1729 in poi può vivere serenamente di rendita con pochissimi aggiustamenti quello che aveva già scritto per ottemperare alla sua funzione professionale di cantor. Su questa impressionante mole di lavoro che Bach aveva e su questa ancor più monumentale produzione musicale nel corso della sua vita è bene spendere una parola. Se noi dovessimo immaginare un solo compositore che riesce a scrivere quanto il catalogo di Johann Sebastian Bach ci restituisce, dovremmo immaginarlo impegnato in nient'altro che nello scrivere musica. Dovremmo cioè immaginarci una persona che anche seduta a tavola col cucchiaio in mano, nell'altra mano tiene la penna e scrive musica. È molto improbabile, un essere umano ha degli impegni, ha anche degli impegni che esulano dalla propria professione, ha degli impegni che esulano dall'aspetto meramente compositivo anche nella professione di cantor. Come ha fatto allora Bach a redigere questo enorme catalogo? Bene, Bach fonda una sorta di fabbrica, una sorta di marchio Bach. Egli, infatti, nel corso della sua vita ebbe due mogli e da queste due mogli riuscì a generare, con queste due mogli riuscì a generare una ventina di figli, tutti avviati alla composizione. Anche una delle sue mogli, Anna Maddalena, sembrerebbe fosse una compositrice capace. Ecco, dobbiamo perciò immaginare che Bach non fosse un compositore isolato, ma piuttosto il capo di una fabbrica, il capo di un'azienda, il firmatario conclusivo di una scuola, se vogliamo, nella quale era impegnata tutta la famiglia Bach, una sorta di azienda di famiglia. Tutti impegnati nella produzione delle opere necessarie. È chiaro, ognuno con le proprie capacità, ognuno secondo il livello, e chiaramente poi tutto doveva passare dalla revisione probabilmente del capo di questa azienda, che era Johann Sebastian, ma con ogni probabilità appunto Bach fonda questa sorta di azienda familiare votata alla composizione. Nel 1747, a 3 anni dalla sua morte che avviene nel 1750, Bach entra a far parte della Società per Corrispondenza di Scienze Musicali, ovvero sia una società di intellettuali che ogni anno erano tenuti a contribuire agli studi con un proprio saggio, un proprio articolo. Per questa, all'interno dell'attività di questa società, Bach pubblicherà, condividerà due opere molto importanti. La prima, che si chiama L'offerta musicale, che non era stata scritta apposta per questa società, ma che viene appunto utilizzata nei lavori di questa società, e l'altra opera famosissima, purtroppo rimasta incompiuta, che è L'arte della fuga. In entrambe queste opere Bach mostra la sua capacità di contrappuntista, la sua bravura di contrappuntista, sviscerando fino all'ennesima potenza, fino alla massima possibilità, un unico tema di partenza. A confermarci la natura speculativa di queste opere che abbiamo citato alla fine, c'è anche il fatto che Bach non indica l'organico preciso per l'esecuzione di queste due opere. Le lascia come se fossero dei saggi, appunto di contrappunto, dei saggi di bravura eseguibili poi con qualsiasi organico, trascrivibili per qualsiasi organico. Quando si parla di Bach non si può fare a meno che pensare alla forma della fuga. Per cui leviamoci subito questo dente e cerchiamo di capire com'è fatta una fuga. La fuga è un esempio classico e direi il luogo più tipico, il luogo anche più completo nel quale si attua una tecnica compositiva che chiamiamo contrappunto imitativo. Dietro questa parolona non c'è altro che un motivo musicale A che viene imitato da un motivo musicale B che lo segue. Se volete, è la struttura tipica che da bambini più o meno tutti abbiamo incontrato e affrontato del canone, che qui viene però portato a una enorme complessità contrappuntistica e formale. Alla base di una fuga ci sono tre elementi, quindi sulla tavolozza del compositore compaiono tre elementi principali. Il soggetto, che in altre forme chiameremmo semplicemente tema, si tratta della melodia di partenza, dell'idea di partenza. Questo soggetto poi è affiancato da una risposta.
la risposta non è altro che lo stesso soggetto, quindi la stessa melodia, trasportata a distanza di quinta. Vi dico per dovere di cronaca, per giustizia, che queste risposte potrebbero essere tonali o reali, a secondo se questa melodia viene trasportata a distanza di una quinta di peso, così com'è, oppure viene aggiustata in qualche sua parte. Ma non vi dico più di questo, appunto non entriamo nel dettaglio perché diventerebbe discorso lungo e troppo tecnico. E l'ultimo elemento che troviamo sulla tavolozza del compositore è il controsoggetto, ovvero sia un'altra melodia che viene appunto contrapposta al soggetto o alla risposta, quindi viene eseguita contemporaneamente al soggetto o alla risposta, e che ha la caratteristica di essere scritta in contrappunto doppio. Contrappunto doppio significa che sia che questa melodia si trovi in una voce superiore a quella del soggetto, sia che si trovi in una voce inferiore a quella del soggetto, non si creano delle dissonanze secondo le regole di consonanza e dissonanza tipiche del contrappunto. Questa fuga è organizzata in una struttura generale che prevede, che può prevedere un preludio o una toccata introduttiva, spesso Bach le utilizza, e poi prevede tre momenti: i momenti espositivi, i divertimenti e gli stretti. Il compositore è libero di disporre questi tre momenti come lo ritiene più opportuno. Normalmente assistiamo a un'alternanza fra esposizioni e divertimenti, alla fine incontriamo gli stretti, che sono il segnale per intendere che ci si sta avviando alla conclusione. Non è però una regola, il compositore è libero di scegliere come disporre questi momenti, chiaramente poi deve essere in grado di gestirli. Bach, che della fuga era il campione assoluto, per esempio, fa e disfa un po' qualsiasi cosa con questi tre elementi. Ci sono fughe che cominciano con i divertimenti, ci sono fughe che addirittura cominciano con gli stretti, che invece abbiamo detto normalmente sono all'ultimo posto. Vediamo un po' come avviene quantomeno la prima esposizione. Immaginiamo di avere una fuga a quattro voci che qui stiamo identificando sulla sinistra con le sigle di soprano, contralto, tenore e basso, e immaginiamo che a cominciare questa esposizione sia la voce di contralto, quindi una voce medio acuta. Vedete che il contralto ci fa sentire il soggetto, qui abbreviato S. Quando il contralto ha finito l'esposizione del soggetto, un'altra voce, nel nostro caso il soprano, comincerà la risposta. Chi ha cantato il soggetto, quindi nel nostro caso il contralto, prosegue con il controsoggetto, che qui vedete adesso sovrapposte, appunto, risposta e controsoggetto. Stessa regola vale per chi ha eseguito la risposta, quindi chi ha eseguito la risposta continuerà con il controsoggetto e un'altra voce, nel nostro caso il tenore, ci farà sentire il soggetto. Una volta che le voci sono entrate, non possono uscire da questa struttura contrappuntistica, per cui si prosegue con una parte libera. Qui vedete siglata con L, ovvero sia una parte che non sta obbedendo a una struttura fissa, ma sta semplicemente completando il tessuto armonico. Stesso procedimento, chi ha cantato il soggetto prosegue nel controsoggetto, entra l'ultima voce che finora non ha cantato con la risposta, le altre due hanno delle parti libere. Questa struttura nella fuga noi la possiamo ritrovare sia, la troviamo normalmente all'inizio nella tonalità di impianto della fuga, e poi la troviamo alternata appunto ai divertimenti in altre tonalità. Normalmente non mancano mai la tonalità della sottodominante, cioè distanza di quarta, e non manca il tono relativo minore o maggiore, a seconda di qual era la tonalità di impianto. Vediamo invece gli stretti. Gli stretti sono una zona nella quale soggetto e risposta si stringono appunto fra di loro, cioè la risposta entra sempre prima sul soggetto, interrompe sempre prima il soggetto, fino alla creazione di un vero e proprio canone, cioè un momento nel quale le due melodie diventano sovrapponibili, appunto senza creare dissonanze e seguendo l'armonia. Adesso cerchiamo di calare un attimo nella pratica quello che ci stiamo dicendo, in modo che non rimanga così mera teoria.
Per farlo prendiamo una fuga semplice, una fuga a tre voci, tratta dal primo volume del Clavicembalo ben temperato, una delle opere più famose di Johann Sebastian Bach, che contengono appunto 24 preludi e fughe in tutte le tonalità. Prima di addentrarci però nell'analisi di questo brano, nella brevissima analisi, ve lo prometto, di questo brano, è giusto spendere due parole sul titolo di quest'opera. Clavicembalo ben temperato. Bach vive un momento storico di passaggio, nel quale si passava appunto dalla cosiddetta intonazione naturale a quella che invece utilizziamo ancora oggi, che prevede il cosiddetto temperamento equabile. Che vuol dire? L'argomento è complesso, ma cercherò di spiegarmi nella maniera più semplice possibile, grazie anche ai potenti mezzi messici a disposizione dalla produzione. Dunque, al tempo di Bach, la differenza che c'era fra questo suono, che qui vedete identificato da questo tasto di questo potente pianoforte che abbiamo a disposizione, tra questo suono, dicevo, e questo suono subito dopo, era diversa, era molto diversa, dalla distanza che c'era fra questo suono e il suono subito dietro di lui. In altre parole, fra quello che noi oggi chiamiamo Do e quello che chiamiamo Do diesis, c'era una certa distanza, e fra quello che noi oggi chiamiamo Re e che chiamiamo Re bemolle, c'era un'altra distanza. Mentre invece per noi, lo vedete anche dalla struttura con cui costruiamo oggi le tastiere, Do diesis o Re bemolle è lo stesso suono, viene prodotto premendo lo stesso tasto. Questo fatto, cioè che Do diesis e Re bemolle siano lo stesso suono, si producano premendo sullo stesso tasto, è frutto del temperamento equabile, appunto, in cui sono uguali. Al tempo di Bach, invece, erano diversi questi suoni, secondo il cosiddetto temperamento naturale o accordatura naturale. Oggi potete sentire questo effetto di accordatura naturale sugli archi, ad esempio, violinisti e violoncellisti possono produrre questo effetto, questo cambiamento dell'intonazione. I pianisti, ahimè, no, hanno appunto lo stesso tasto e non possono farci niente. Siccome Bach vive il periodo di passaggio fra questi due sistemi di accordatura degli strumenti, si è ritenuto, anche grazie all'opera, all'interpretazione di uno dei suoi figli più importanti, Carl Philipp Emanuel, che quando Bach parlava di ben temperato si riferisse al temperamento equabile. Su questa cosa abbiamo dei dubbi, molto probabilmente per Bach tra Do diesis e Re bemolle c'era una differenza, lui la percepiva e probabilmente la voleva anche mantenere, ma semplicemente voleva che all'interno poi di una tonalità gli strumenti fossero accordati senza grandi urti, senza grandi salti, cioè con un temperamento fatto bene. È una cosa complicata, lo so, ma purtroppo con Bach le cose non sono mai semplici e chi l'ha suonato lo sa, per cui questo incontro sarà così, dobbiamo un attimo stringere i denti. Torniamo al nostro pezzo, la nostra famosa fuga in Do minore dal primo volume del Clavicembalo ben temperato. Dicevo, una fuga a tre voci. Vediamo insieme come sono fatti questi mattoni principali dei quali parlavamo. Ecco, vedete, il numero uno, il soggetto. Do si do sol la, do si do re sol, do si do re fa sol la sol fa mi. La sua risposta. Chi conosce la lettura delle note potrà notare che sostanzialmente sono le stesse trasportate a una distanza di quinta. Chi no, si accorgerà comunque che c'è lo stesso profilo ritmico, lo stesso profilo grafico, diciamo lo stesso aspetto, spostato più su sul pentagramma. Sotto trovate il controsoggetto, che qui, sempre per chi sa leggere le note, è il controsoggetto della risposta, quindi un controsoggetto trasportato una quinta sopra, il primo che compare all'interno della fuga. Ecco, questi sono i mattoni con i quali Bach costruisce l'esposizione di questa fuga. La vediamo in questa immagine. Vedete, entra il soggetto nella voce mediana, subito dopo questa voce prosegue con il controsoggetto e compare la risposta sopra. Prima però che compaia il terzo soggetto, quindi che si concluda l'esposizione con la comparsa del soggetto al basso, Bach si lascia andare a due battute centrali per così variare un po', per cambiare un po' l'atmosfera di questa esposizione,
che li vedete identificate come codette, perché sono insomma solo due battute molto brevi, ma in realtà è già un primo divertimento inserito all'interno dell'esposizione. Ve lo dicevo prima, Bach era talmente addentro a questa forma che può permettersi questo e molto altro. Questa immagine invece vi mostra un primo divertimento. Qual è il funzionamento dei divertimenti? Nel divertimento il compositore sceglie un frammento dal soggetto o dal controsoggetto e lo muove, cambia la tonalità, si sposta di tonalità in tonalità, perché probabilmente attaccherà poi l'esposizione in una nuova tonalità, quindi modula, e passa questa idea, questo frammento, fra le varie voci. Qui vedete il frammento utilizzato da Bach, è quello iniziale. Nel soggetto, vi ricordate, la ta 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 ta. Qui lo troviamo sopra sol re mi, nella voce sotto, do si do sol la, la mi fa do re si la si fa. Il basso non partecipa a questo scambio di motivi, a questa imitazione del motivo scelto, ma semplicemente accompagna con questa pioggia, questa catena di semicrome velocissime. Della fuga in do minore dal clavicembalo ben temperato vi suggerisco l'ascolto che potete trovare a questo link, oppure come sempre in alto fra le schede sotto la I. È un ascolto che vi mostra graficamente le zone nelle quali vi trovate, si accenderanno delle luci che indicano soggetto, controsoggetto, divertimenti, esposizioni, in modo che possiate orientarvi anche da soli nell'ascolto poi della fuga nella sua struttura generale. La produzione sacra di Johann Sebastian Bach si concentra in particolar modo nelle sue cantate. Bach scrive le sue cantate, ovvero sia dei passaggi musicali abbastanza articolati e complessi che venivano posti nella liturgia luterana fra il Vangelo e il Sermone, quindi in una zona abbastanza centrale della liturgia. Bach, dicevo, è tenuto a comporre cantate per tutte le domeniche dell'anno e per tutte le festività liturgiche. In altre parole, nel corso della propria vita di Kapellmeister o Cantor, Bach scrive circa 300 cantate di argomento sacro. A noi ne sono pervenute 200, sappiamo che ne aveva scritte almeno un centinaio in più dalle testimonianze appunto del figlio di Carl Philipp Emanuel, che dice che il padre ha composto 5 annate complete. Noi di queste annate complete ne possediamo appunto soltanto alcune, che raggiungono un numero di 200. La concentrazione di Bach sulle cantate sacre è decisamente evidente rispetto all'ambito profano. Infatti, in ambito profano Bach scrive semplicemente 26 cantate sul testo profano, che capite, rispetto alle 300 presunte di argomento sacro, sono assolutamente un'inezia. Nelle cantate Bach riversa la sua conoscenza dello stile italiano, in particolar modo dell'opera lirica italiana. Dicevamo che non scrive per il teatro d'opera, ma appunto riversa quelle esperienze e quelle forme in altri ambiti, in altri ambienti. L'influenza italiana è evidente sia nell'alternanza fra recitativi, arie, l'uso degli ariosi, l'uso dei cori che Bach fa, e in particolar modo vedremo adesso anche con i suoi oratori, in particolare con le grandi passioni, l'uso dell'aria con il da capo di stampo metastasiano, che in quegli anni era la forma di moda, la forma comune del teatro musicale. Appunto, dicevamo, tra le opere sacre di Johann Sebastian Bach spiccano sicuramente le sue passioni. Bach ci ha restituito, ha scritto sicuramente 3 passioni: la passione secondo San Giovanni del 1724, la passione secondo San Matteo del 1727 o 29, e la passione secondo San Marco del 1731. Esistono anche 2 passioni secondo Luca, una appunto originale e una revisionata da Karl Orff nel 900, ma a quanto pare nessuna delle due presenta materiale di Bach, nonostante fossero state attribuite al maestro di Eisenach. Pare che siano opera di un altro compositore. Delle 3 sicuramente bachiane, noi possediamo le prime 2 complete, quindi la passione secondo Giovanni e secondo Matteo per intero, e soltanto
pochissimi frammenti della Passione secondo Marco che consentono sì un qualche tentativo di ricostruzione, ma non ci danno nessuna certezza. Le passioni non sono altro che oratori di argomento sacro che affrontano il momento centrale della vicenda della vita di Cristo, ovvero sia quello della passione, della morte. Fra le due noi ci concentreremo sulla Passione secondo Matteo, un po' perché è più matura rispetto alla Passione secondo Giovanni, un po' perché vedremo, grazie alla Passione secondo Matteo, Bach è stato riscoperto poi durante l'Ottocento. Il testo di questa Passione secondo San Matteo è tratto in parte dalla Sacra Scrittura, in parte interpolato da passaggi originali o revisionati da Picander. La musica, ovviamente, di Johann Sebastian Bach prevede un organico abbastanza complesso, c'è un nutrito numero di solisti, un doppio coro e una doppia orchestra. Riguardo alla prima esecuzione di questo oratorio, essa si colloca o l'11 aprile del 1727 o il 15 aprile del 1729. In entrambi i casi stiamo parlando del Venerdì Santo, ovviamente, festa nella quale appunto si commemora la passione di Nostro Signore. Sulla data c'è poco accordo, una parte degli studi appunto ritiene sia il 1727, una parte ritiene sia il 1729 e questa data, vedremo, sarà legata poi alla riscoperta della musica di Bach durante l'Ottocento. Un'altra parte pensa che sia stata in prima nel 27 e poi sia stata ripresa nel 29, forse con qualche revisione. Sicuramente Bach tornò su quest'opera altre volte, nel 1736, fece un'ulteriore revisione di quest'opera in occasione di una replica. La Passione secondo San Matteo ha una struttura abbastanza lunga, si tratta di 68 numeri musicali che sono divisi fra prima e dopo il sermone del Venerdì Santo. Nello specifico i numeri da 1 a 28 andrebbero fatti prima e da 29 a 68 dopo il sermone. Dicevamo che rispetto alla Passione secondo San Giovanni, in questo nuovo oratorio possiamo cogliere tutta l'ispirazione che a Bach deriva dallo studio dello stile italiano e di quello di Vivaldi in particolare. Infatti ritroviamo diverse arie con il da capo, ritroviamo numerosi passaggi ariosi. Al contrario di quanto era avvenuto nella Passione secondo San Giovanni, i recitativi cantati da Cristo qui sono sempre accompagnati dal quartetto d'archi, per cui Bach decide di dargli una solennità maggiore. Questa era una prassi del teatro d'opera in quegli anni. Il recitativo accompagnato era limitato soltanto a zone centrali, veramente importanti, della vicenda. In questo caso viene invece affidato al personaggio centrale, al personaggio protagonista della storia. Per quanto riguarda i cori, Bach utilizza varie forme, sicuramente quella più frequente è la forma del corale, forma alla quale il luterano Bach è particolarmente avvezzo. Questi corali sono dei pezzi, delle composizioni vocali polifoniche molto semplici nella loro esposizione. La base concettuale del corale luterano è infatti quella che il brano possa essere cantato da tutti e quantomeno nella sua linea principale, nella sua linea melodica principale. Ma questo vale in parte anche per la polifonia, che è vero, veniva affidata a una scuola, insomma, dei cantori professionisti, ma anche lì ci troviamo in un ambito un po' più semplice rispetto alle imponenti polifonie cattoliche. Possiamo notare questi elementi di semplicità, di essenzialità, in uno dei corali della Passione secondo San Matteo. Stiamo parlando di O Haupt, wohl Blut und Wunden, perdonate il mio tedesco assai approssimativo, che vuol dire O capo coperto di ferite e piaghe, un corale meditativo sulle sofferenze di Cristo. Notiamo che la struttura è decisamente semplice, le quattro voci procedono in maniera praticamente omoritmica, cantando un periodo di 16 battute che viene ripetuto due volte, ritornellato, e suddiviso al suo interno in tre frasi diverse, di cui la prima viene ripetuta, quindi tre frasi da quattro battute. Capite che la matematica non sbaglia, si tratta di 16 battute in totale. Potete ascoltare questo corale a questo link,
oppure, come sempre, cercandolo fra le schede in alto. Nel corso della sua vita, Bach si dedicò moltissimo alla composizione di musica strumentale. Abbiamo visto che dal 1729 abbandona l'ambito sacro, appunto aveva abbastanza materiale per vivere di rendita, e si concentra sulla musica strumentale, sulla musica profana. Esempio monumentale dell'approccio di Bach alla musica profana e in particolar modo alla musica per orchestra sono i concerti brandeburghesi scritti in periodi diversi della sua vita e, come dire, dedicati al margravio di Brandeburgo. Il titolo riassuntivo con il quale chiamiamo questo gruppo di concerti bachiani, ovvero sia concerti brandeburghesi, è un titolo che viene dato dalla posterità, non è Bach a sceglierlo, e si basa ovviamente sulla dedica appunto al margravio di Brandeburgo. Nei brandeburghesi noi ritroviamo una serie di concerti grossi della tradizione barocca, insomma, ma trattati da Bach con grande originalità. In più, non si tratta di un ciclo unitario, ma ogni concerto ha delle sue caratteristiche specifiche. I fiati acquisiscono qui un peso decisamente maggiore rispetto a quello che hanno nelle opere contemporanee degli artisti italiani, penso ad esempio a Corelli o Vivaldi. La specificità dei singoli concerti brandeburghesi suggerisce che Bach stesse redigendo, piuttosto che un ciclo musicale vero e proprio, una sorta di catalogo delle sue possibilità compositive. Bach, quando comincia a stendere i brandeburghesi, non lavora per il margrave di Brandeburgo, lo ha conosciuto a Berlino durante un viaggio e questi gli aveva chiesto di ascoltare qualcosa delle sue composizioni. Bach perciò sembrerebbe qui stare offrendo al principe di Brandeburgo una sorta di catalogo postal market delle sue possibilità compositive. Ovviamente il clavicembalo viene fuori più spesso degli altri come strumento solista perché Bach in prima persona immaginava di dover sedere alla tastiera per queste esecuzioni e quindi giustamente mette in evidenza, mette in primo piano le proprie capacità che le testimonianze coeve dicono essere davvero illimitate. Potete trovare un esempio molto tipico di quello che sto dicendo nel concerto brandeburghese numero 5, in particolare nell'Allegro, all'interno del quale si colloca una lunghissima cadenza per clavicembalo solo che effettivamente ci dimostra il fatto che Bach non doveva avere grandi limiti tecnici sulla tastiera, anzi, cogliete l'ironia, Bach doveva essere davvero un fulmine sulla tastiera. E veniamo infatti alla sua attività strumentale più tipica, alla sua attitudine strumentale più tipica, che è quella proprio dedicata agli strumenti a tastiera. Per Bach gli strumenti a tastiera sono il clavicembalo appunto e l'organo, strumento che lui conosce più che bene. Bach fa anche da consulente per la costruzione di organi, fa anche da collaudatore per questi organi, lo aveva conosciuto fin da bambino studiando col fratello che appunto era allievo di Pachelbel, aveva praticato questo strumento per tutta la vita, i testimoni, la gente che ha potuto ascoltare Bach suonare l'organo ci dice ad esempio che aveva i piedi più veloci delle mani, quindi suonava la pedaliera quasi meglio di come poteva suonare i manuali con le mani. Nella musica per tastiera di Bach confluiscono tutte le ispirazioni della sua vita. Confluisce lo stile francese, lo stile italiano e la severità dello stile nordico, tedesco e fiammingo. Proprio questa severità, proprio questo carattere tedesco basato sull'uso di severi contrappunti e su un linguaggio sempre ispirato dal contrappunto imitativo, in particolare dalla fuga e dai fugati, costò a Bach un oblio abbastanza lungo. I contemporanei, infatti abituati alla monodia accompagnata, abituati al barocco scoppiettante di Handel e degli italiani, percepivano questa insistenza sul linguaggio contrappuntistico di Bach come un'anticaglia. Bach gli sembrava qualcosa di passato, qualcosa di antico, qualcosa di legato a una tradizione ormai quasi definitivamente defunta. In realtà, grazie alle opere per tastiera di Bach e in particolar modo alle opere didattiche che egli scrive a uso
dei giovani studenti musicali, capiamo che Bach, è vero, si parte da un linguaggio antico, da un linguaggio radicato in una profonda tradizione nordica, ma lo condisce di tutta la modernità del linguaggio tonale che in quegli anni si affermava e nasceva in maniera forte e preponderante. La ricchezza barocca, lo stupore dell'estetica barocca che si situa all'interno della musica di Bach viene fuori a un'analisi più attenta. Non è uno stupore, non è una magia teatrale che possiamo ritrovare in superficie, quanto piuttosto frutto di un'analisi più attenta. Il contrappunto di Bach è infatti un contrappunto tridimensionale, non un contrappunto inteso in senso antico. Prima il contrappunto era caratterizzato da un'attenzione sostanzialmente orizzontale delle melodie dell'insieme polifonico. Bach riesce a non sottostare alle regole del nuovo sistema tonale che prevede una visione sostanzialmente verticale, accordale, ma riesce a fonderle appunto in un unico linguaggio tridimensionale che costruisce delle ottime linee orizzontali che intersecano una polifonia molto complessa, obbedendo però a severe regole armoniche tonali nella loro verticalità. Questa tridimensionalità del pensiero e della scrittura di Bach non furono colte, dicevamo, dai suoi contemporanei, proprio perché si trovano a un livello di analisi più attento, a una visione che necessita di una giusta distanza dall'evento per poter essere propriamente interpretata. Vi dicevo prima che la data del 1729, quella nella quale appunto si ritiene possibile che sia avvenuta una ripresa o la prima esecuzione della Passione secondo Matteo, avrebbe avuto poi un peso nelle vicende seguite alla morte del compositore. Infatti alla morte di Johann Sebastian Bach la sua figura, abbiamo detto, cade in un oblio ingiusto. Il nome dei Bach non scompare a opera dei suoi figli, in particolar modo Carl Philipp Emanuel e Johann Christian, ma il nome di Johann Sebastian scompare. Scompare per diversi anni fino al 1829, quindi 100 anni dopo questa ripresa o prima esecuzione della Passione secondo Matteo, quando un compositore romantico famosissimo che abbiamo già citato diverse volte nei nostri incontri, Felix Mendelssohn, organizza una rappresentazione proprio della Passione secondo Matteo. Lui ritiene 100 anni dopo, nell'anniversario, insomma, nei 100 anni dalla prima rappresentazione, ma insomma, sappiamo che sceglie questa data simbolica del 1829. La messa in scena della Passione secondo Matteo in piena epoca romantica fa scoppiare un fenomeno che noi chiamiamo Bach Renaissance, cioè il rinascimento di Johann Sebastian Bach, nel quale la sua musica viene riscoperta, studiata, ammirata. Pensate che Beethoven stesso, quando deve scrivere la sua messa, le sue messe, guarda al linguaggio compositivo di Bach, riconosce in lui un grande maestro di scrittura contrappuntistica. Cioè, con la giusta distanza storica, i romantici si rendono conto di qual è stata la grandezza, la modernità, la complessità della figura di Johann Sebastian Bach, che invece ai suoi contemporanei era sembrato semplicemente un compositore di provincia, come ce n'erano tanti in Germania. Grazie a Mendelssohn e alla Bach Renaissance, oggi Bach è considerato il genio che merita di essere considerato. Tutti noi, musicisti, musicologi, compositori, esecutori, siamo passati attraverso le opere di Bach e ci scontriamo continuamente con la sua grandezza e la sua severità. Bene, nella consapevolezza di essere stato molto lungo e un po' complesso, spero di non avervi annoiati e di essere stato comunque chiaro a sufficienza. Vi saluto e vi do appuntamento alla prossima puntata. Grazie!